Sono Yuki Abrahams, aiuto le persone a entrare in contatto con sé attraverso un processo di consapevolezza. Ho creato questo metodo che si chiama Artista di Vita. Compongo, amo comporre, sono anche musicista. Come si è avvicinata alla meditazione? Forse è una mia ricerca da sempre, quindi fin da ragazzina ho sempre ricercato questo mondo interiore. In specifico la meditazione che poi uso da più di 40 anni, mi sono avvicinata verso i 17 anni, dopo una grande crisi personale. A un certo punto poi ho trovato questo maestro che è Osho e ho detto proviamo, proviamo. Ho provato le sue tecniche che sono, le ho sempre trovate molto estremamente efficaci perché lui è riuscito in qualche modo a, come dire, a capire la difficoltà per noi occidentali in qualche modo di sederci tranquillamente ed entrare in contatto con questo mondo interiore. Quindi ha creato delle meditazioni chiamate attive, perché noi occidentali prima di poterci rilassare seduti tranquilli abbiamo bisogno di scaricare tutte le nostre tensioni. Quindi queste tecniche sono in qualche modo la prima fase, un modo per scaricare e poi il rilassamento accade. In realtà la meditazione è uno stato dell'essere, quelle sono tecniche, le tecniche sono un mezzo, non il fine. Crede che l'arte abbia una funzione catartica? Può essere, per alcuni sì, certo, può essere catartica, può essere di pienezza, comunque un'espressione di sé e quindi in qualche modo è un veicolo. Poi a seconda di come uno vuole usare questo veicolo, perché molti usano l'arte proprio come catarsi. Io non sono molto di questo parere, perché penso anche a chi riceve, e detto francamente, di catarsi in giro ce n'è già abbastanza, per cui ricevere bellezza e armonia forse è meglio che un proprio spurgo personale, ecco, catartico. Meditazione e creatività sono connesse. Assolutamente sì. Essendo la meditazione uno stato dell'essere, in realtà cosa si intende? Uno spazio nella quale sei profondamente connesso con te stesso. E quando tu crei, puoi creare solo da quello spazio, che è anche uno spazio di vuoto. Però in quello spazio di vuoto c'è la pienezza, c'è tutto. È attraverso questo che la creatività si esprime in qualche modo. Quando mi siedo a comporre sul pianoforte, entro in questo spazio di vuoto e lascio che le mani si muovano sui tasti e a un certo punto c'è qualche cosa che mi attrae. Alcune note e le ripeto all'infinito finché poi attraverso questa totalità di quel momento, di quelle note che diventano le più importanti, crescono altre note fino a creare un brano, fino a creare un pezzo. Ecco, quindi sono estremamente connesse. Descriva la meditazione in 3 parole. Presenza, consapevolezza, amore. Qual è la differenza tra il semplice ascolto della musica e la musicoterapia? Beh, ci sono tanti modi per ascoltare la musica. Io posso ascoltare la musica senza essere consapevole di quello che sto ascoltando, quindi subirla anche. Cioè, oggigiorno subiamo continuamente musica ovunque, in tutti i locali, per esempio, eccetera, ed è un subire, non è un ascoltare, è un subire. Ascoltare veramente la musica vuol dire intanto sceglierla, scegliere qualcosa che in qualche modo ti corrisponde e ti va bene in quel momento e poi viverla, ascoltare vuol dire viverla, senza nessun scopo, soltanto ricevere questa meraviglia che
che è la musica. La musicoterapia è, la musicoterapia è un mezzo, è una tecnica, e quindi c'è una differenza perché è uno strumento che viene usato appositamente per aiutare le persone in qualche modo a rilasciare delle tensioni oppure entrare più in contatto con sé, ad armonizzarsi, quindi è un mezzo.